Nonostante che l'imatinib abbia realmente rappresentato una rivoluzione nella terapia della leucemia mieloide cronica, tuttavia esistono alcuni pazienti che non beneficiano della terapia con questo farmaco. Quindi in sostanza possiamo dire che se il 70-75% dei pazienti ha una risposta ottimale a questo farmaco, in realtà esiste ancora un problema in circa il 25% dei pazienti. Un paziente su 4 ha bisogno di terapie di tipo diverso. E queste terapie, il motivo di questa resistenza all'imatinib è stato ed è ancora oggetto di un'intensa attività di ricerca. Si è visto che la sensibilità dei cloni all'imatinib deriva in gran parte dalla capacità che questo farmaco può avere nel sopprimere l'attività tirosinchinasica di BCR ribosome. Questa attività soppressiva può essere limitata dalla presenza di mutazioni puntiforme che colpiscono il dominio tirosinchinasico di BCR ribosome e che quindi impediscono al farmaco di spegnerne l'attività tirosinchinasica. Un altro dei meccanismi che possono determinare l'efficacia del farmaco è sicuramente dal fatto che può raggiungere una concentrazione non ottimale all'interno delle cellule. Questo può essere dovuto a difetti di compliance dei pazienti che non assumono la terapia in una maniera regolare, in alcuni casi per interazioni anche farmacologiche con altri farmaci assunti dal paziente, ma spesso esistono anche delle basi genetiche. Questi meccanismi di resistenza, mantenendo attiva l'attività tirosinchinasica di Abelson, contribuiscono e possono contribuire anche al mantenimento dell'instabilità genomica che si collega con l'attività tirosinchinasica di BCR Abelson, quindi alcuni di questi cloni possono ancora progredire in una fase blastica, in una fase accelerata. Per riuscire a superare questa resistenza all'imatinib e al farmaco sono stati sviluppati dei farmaci che chiamiamo inibitori di tirosinchinasi di seconda generazione, come il dasatinib o il nilotinib. Questi farmaci che sono stati successivamente registrati come terapie di seconda linea effettivamente sono in grado di ottenere dei risultati terapeutici notevoli in circa il 50% dei pazienti resistenti all'imatinib e potremmo dire una percentuale che si avvicina al 100% dei pazienti intolleranti all'imatinib, cioè pazienti che non potevano assumere per effetti collaterali la terapia con imatinib. Quando le dai? La terapia con gli inibitori di seconda generazione, dasatinib e nilotinib, è in grado di determinare una remissione citogenetica completa in circa il 50% dei pazienti resistenti alla terapia con imatinib. Queste remissioni citogenetiche complete si è visto con un periodo di osservazione che ormai si estende per il dasatinib a 4 anni, mentre per il nilotinib è più breve, di circa 2 anni. In realtà sono delle risposte citogenetiche durature nel tempo. E queste risposte in realtà sono delle risposte che configurano quindi una sopravvivenza anche ottima per i pazienti a cui vanno incontro. Naturalmente c'è un problema di che cosa fare con i rimanenti 50% di pazienti che non rispondono a questa terapia. E i contenuti sia dal punto di vista terapeutico che dal punto di vista di quando conviene cambiare la terapia tra la prima e la seconda linea sono contenuti in una serie di pubblicazioni. Cosa dicono questi articoli? Dicono quando conviene passare dalla terapia con imatinib perché esiste una resistenza alla terapia con gli inibitori di seconda generazione, dasatinib o nilotinib, e danno anche dei consigli terapeutici su che cosa bisogna fare nel caso di un fallimento della terapia con dasatinib o con nilotinib. Sostanzialmente dicono che in questi casi, e in particolare in presenza di specifiche mutazioni, conviene ancora ricorrere al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.